Queste sono le Mizuno Wave Rebellion Pro e rappresentano la scarpa più estrema, più veloce presente sul mercato per la casa giapponese che, secondo il mio modesto parere, può rappresentare un'alternativa a tutte le altre scarpe complete in fibra di carbonio che avete già utilizzato negli anni scorsi. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche, sapendo che qua c'è la partita di calcio e quindi molto probabilmente la prossima parte della recensione la farò al giardino di casa. La scarpa pesa 225 grammi nella taglia US 9, drop 4,5, 39,5 mm nel tallone, 35 mm nell'avampiede, cosa assolutamente molto strana per il marchio giapponese, ma nella recensione vi racconto quali sono le 10 cose che mi sono piaciute, le 3 cose che secondo me avrei migliorato, a chi adatta questa scarpa e soprattutto a quali ritmi la raccomando. Un aspetto molto interessante che l'ho testata alla maratona di Osaka, vi consiglio di vedere il video per capire di cosa stiamo parlando, ma anche in pista, qui a Gavirate, tra l'altro oggi c'era pure il trail del Campo dei Fiori, ma io ho preferito correre 35 km da solo qui in questa bellissima pista e le squadre di calcio, tra l'altro una sponsorizzata pure da Mizuno, mi hanno comunque permesso di fare i miei famosi 80 giri della pista stessa. La prima cosa che ho amato di questa scarpa è sicuramente la tecnologia Speed Smooth Assist, che è pure scritta all'interno della soletta, tra l'altro non rimovibile. Questa tecnologia a barchetta è assolutamente estrema perché consente di avere una propulsione in avanti derivata dal fatto che comunque la scarpa è stata pensata partendo dagli studi delle scarpe della pista. Tra l'altro al Mizuno Engine Center siamo andati a vedere le scarpe di tutti i velocisti. Carl Lewis corse e fece il record del mondo a Tokyo proprio con una scarpa Mizuno. Questa scarpa vi consente di proiettarvi in avanti, ma anche per tutti coloro i quali appoggiassero di mesopiede, ritengo che la struttura Smooth Speed Assist vi consentirà di correre davvero velocemente. E se inizialmente ero preoccupato moltissimo dal fatto che il drop fosse solamente 4,5 mm, in realtà questa scarpa è assolutamente adatta a tutti coloro i quali appoggiassero comunque di mesopiede o di avampiede. Ovviamente non la consiglio invece per chi appoggiasse di tallone, anche perché il plate in fibra di carbonio si interrompe nella parte posteriore. Un secondo aspetto molto interessante è legato alla mescola di questa scarpa, che nella parte superiore ha una struttura molto morbida, paradossalmente una delle più morbide secondo me presenti sul mercato, mentre nella parte inferiore ha una struttura un po' più dura, cosa che vi consente comunque di proiettarvi in avanti. E ritengo che la schiuma sia davvero eccezionale, visto però che la parte superiore, quella a contatto con il piede, la sensazione di appoggio secondo me è davvero sul cuscino, soprattutto se correte molto velocemente, mentre nella parte finale vi racconto la mia opinione sulla corsa lenta, su cui ho comunque qualche dubbio. Per quanto riguarda il plate con fibra di carbonio ci sono sostanzialmente due considerazioni. Di fatto ho amato la struttura di questa volgarmente detta piastra in fibra di carbonio. È una scarpa molto molto rigida e in effetti difficile piegarla con la mano, ha un'altezza importante ed è visibile sulla parte laterale, toccandola si capisce che il design è assolutamente pensato a tavolino in maniera precisa, ma la cosa, ed è il quarto punto, che ho apprezzato particolarmente è il fatto che nella parte anteriore, nonostante sia presente comunque questo plate, è stato creato un buco nella parte centrale proprio per permettere a tutti i podisti amatori di non avere quella sensazione di affaticamento al piede o di formicolio che si verifica con altre scarpe dove invece il buco non è presente. Dal mio punto di vista la cosa non ha cambiato in nessun modo il comportamento della corsa, anzi ho apprezzato particolarmente la scelta degli ingegneri di Mizuno, che nei loro studi hanno preferito questa opzione per diminuire il peso, per migliorare il comfort di utilizzo di chi sceglie questa scarpa e soprattutto hanno garantito comunque che la scarpa stessa sia altrettanto reattiva rispetto a un modello che avesse avuto in effetti il plate completo. Tra l'altro sarebbe davvero armonioso se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Un altro aspetto assolutamente vincente è questo battistrada G3, che è davvero incredibile. Ci raccontava il mio amico Carlos di Road Run Review che
l'ha utilizzata la maratona di Amsterdam e maratona bagnata, questa scarpa è rimasta incollata al terreno. La cosa che mi ha sorpreso ulteriormente è il fatto che, nonostante io l'abbia utilizzata per più di 100 km, la scarpa stessa è rimasta assolutamente intatta. Non auguro ovviamente a nessuno di correre una maratona bagnata, però questa è assolutamente la scelta numero uno sul mercato per questa tipologia di gara. In sesto luogo, Mizuno ha scelto in maniera intelligente di costruire un design particolare. Questa scarpa si tiene con una mano perché di fatto è stato tolto una quota parte di schiuma per ridurre sensibilmente il peso. È stata aggiunta la schiuma nella parte mediale per consentire una migliore stabilità della scarpa stessa. Ho apprezzato proprio il fatto che, nonostante sia altissima, come ripeto 39,5 mm, questa scarpa è davvero molto stabile, proprio per il fatto che nella parte inferiore la schiuma è molto reattiva ma al tempo stesso rigida, e la cosa consente in effetti, nonostante sia mediata da una parte superiore molto più morbida, questa scarpa è comunque davvero molto stabile e difficilmente avrete problemi, soprattutto se correte in maniera rettilinea, cosa che succede nelle principali maratone italiane e mondiali, a utilizzarla in tutte queste gare. Ovviamente non la consiglio a podisti iperpronatori, perché a livello di rigidità torsionale la scarpa potrebbe creare qualche problema a chi avesse una biomeccanica di corsa non perfetta, ma se il vostro angolo di pronazione della corsa è relativamente, tra virgolette, normale, non credo che questa scarpa vi crei nessun problema. Ho poi apprezzato Plato Maia, che è in una struttura molto molto traspirante, molto leggera ma al tempo stesso davvero resistente. Sono presenti parecchi fori su tutta la struttura stessa, nella parte del mesopiede poi c'è un piccolo overlay che consente un bloccaggio perfetto del piede, una linguetta davvero molto racing, sottilissima, che comunque non ha mai creato nessun problema per l'allacciatura della scarpa stessa. I lacci sono sottili e piatti e assolutamente questa scarpa vi consente di tenere il piede ben coccolato, soprattutto se scegliete il numero giusto. Ho anche amato la struttura del tallone, che come da manuale di scarpa da gara è assolutamente senza una vera conchiglia, e per tutti coloro i quali avessero qualche problema nel tallone stesso, questa scarpa potrebbe rappresentare la soluzione, anche perché soltanto nella parte superiore troverete un pezzo più rigido, mentre nella parte laterale la scarpa è assolutamente molto molto morbida, e di fatto questa scelta riduce ulteriormente il peso della scarpa stessa. Un altro aspetto assolutamente vincente è lo spazio presente di appoggio nell'avampiede, non che lo spazio dell'avampiede sia estremo, anzi forse è medio, medio stretto, ma la base è incredibile, cosa che vi consente, nel caso in cui appoggiaste di avampiede ma anche di mesopiede, di avere tutta la spinta necessaria per correre al meglio. Se comunque dovessi consigliare il numero, in questo caso suggerirei assolutamente mezzo numero in più. Io alla fine della maratona ho avuto qualche problema perché ho scelto invece il mio stesso numero. Suggerirei comunque, per questa tipologia di scarpa, di andare a provarla al negozio. Nei giorni scorsi mi hanno chiesto in parecchi, ma questo drop 4,5 non è un po' aggressivo? Secondo me un altro aspetto molto interessante e positivo è che nella parte anteriore la quantità di schiuma presente è una delle più importanti del mercato. Riuscirete davvero a correre velocemente, e la protezione della scarpa stessa è chiaramente eccezionale, al punto tale che il giorno successivo, rispetto alla maratona di Osaka, nonostante tutto il jet lag e il sushi che mi sono mangiato, alla fine sono riuscito a correre come se di fatto la maratona non l'avessi fatta. Ho lasciato per ultimo l'aspetto però secondo me più importante: questa scarpa vi fa correre davvero velocemente, allo stesso livello, secondo il mio punto di vista, rispetto alle prime tre migliori scarpe presenti sul mercato, perché il design, la schiuma, la piastra e tutto quello che gira intorno a questa scarpa è davvero armonioso, ha una sensazione piacevole di appoggio al terreno che secondo me la rende la scarpa ideale per tutti coloro i quali volessero davvero migliorare il proprio personale in maratona. Sappiate però che questa scarpa funziona tra virgolette molto bene solamente se correte davvero velocemente, quindi la consiglio soltanto a podisti amatori evoluti. Mizuno suggerisce per chi corre in 2 ore e 30, ma secondo me fino alle 3 ore questa scarpa potrebbe essere davvero
la scelta ideale, soprattutto nel caso in cui amiate una tecnologia innovativa come quella dell'azienda giapponese. Ovviamente questa scarpa ha anche degli aspetti negativi. Il primo, senza ombra di dubbio, che non è una scarpa unica. Correndo a ritmi lenti sembra di atterrare su qualcosa di molto instabile, ma in realtà questa scarpa va usata soltanto per correre le gare, le mezze maratone o le maratone molto velocemente, ma anche, perché no, i 10 km. Se invece la utilizzate per tutte le corse lente, suggerirei di andare altrove, perché questa scarpa è davvero una scarpa estrema. Se da molti punti di vista poi questa scarpa vi consente davvero di correre super velocemente, l'appoggio di tallone credo che non sia il vantaggio fondamentale della scarpa stessa, e quindi non la raccomando ai podisti amatori che di fatto tallonassero, perché secondo me esistono soluzioni migliori presenti sul mercato. Infine, credo che questo sia il vero punto debole della scarpa stessa. Se correte una maratona, una mezza maratona tutta dritta, non avrete nessun problema di sorta, ma nei cambi di direzione, soprattutto a 180 gradi, come per esempio alla maratona di Osaka, ne abbiamo visti parecchi, oppure anche a 90 gradi, magari in una corsetta serale, questa forse non è la soluzione vincente, perché potrebbe crearvi qualche problema di stabilità. In conclusione, ho valutato questa scarpa molto positivamente. Se non avessi corso a Osaka, ma magari a Milano, secondo me avrei fatto ancora sotto le 2:30. Ad ogni modo, voi stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Vado a dar da mangiare al coniglio, scarpa super promossa, se potete andate a provarla nel negozio, perché ne vale davvero la pena. Ciao, alla prossima!